Amici blu cerchiati, ben ritrovati nel canale YouTube di Corner Sampdoriano. Come avete letto dal titolo, Corner Awards. Siamo giunti finalmente alla fine di questo campionato maledetto che ci ha tenuti con il fiato sospeso fino alla fine. Sappiamo tutti com'è andata a finire. Almeno un sorriso possiamo tirarlo. Corner Awards. Andremo a dare dei giudizi delle diverse categorie che scoprirete man mano che andiamo avanti nel video su determinati giocatori. Abbiamo fatto il pagellone live mercoledì. A proposito, siamo live ogni mercoledì sera alle ore 21, quindi se volete seguirci potete tranquillamente farlo, ma adesso partiamo con il Corner Awards. Iniziamo dalla prima categoria, il sesto uomo, ovvero il giocatore che è riuscito a dare un ottimo contributo anche se è entrato nei minuti finali, quindi come subentrato è assolutamente il suo nome, è Andrea Conti, un giocatore che è esordito contro la Juventus segnando anche un gran gol in Coppa Italia proprio all'Allianz Stadium e in campionato non ha avuto molto spazio, ovviamente anche a causa della sua condizione fisica, ma ha trovato un gol. Sicuramente non molto utile contro il Sassuolo, però comunque l'ha sempre fatto. Il sesto uomo è Andrea Conti. Passiamo alla categoria giocatore più migliorato e bisogna fare i complimenti ad Antonio Candreva, un giocatore che soprattutto nella prima parte di stagione con D'Aversa e quella catena anche con Berezinski ha funzionato veramente molto molto bene. Antonio Candreva ha fornito 7 gol, 8 assist, ci ha dato una mano incredibile, forse è vero. Con Giampaolo ultimamente non è riuscito a dare continuità alle sue prestazioni, ma sicuramente se la Sampdoria alla fine è arrivata a salvarsi, un grosso grazie, bisogna dirlo anche ad Antonio Candreva. Quindi, giocatore più migliorato, Antonio Candreva. Per la terza categoria, il difensore dell'anno, potevamo scegliere Ferrari, ma abbiamo scelto quello un po' più continuo. Stiamo parlando ovviamente di Omar Colley, il difensore gambiano che ormai è diventato un simbolo, uno dei giocatori più importanti di questa Sampdoria. È vero, è sempre un giocatore da Sampdoria, ragazzi. Ogni tanto qualche errore lo fa, però sicuramente è stato il migliore in difesa. Ho citato prima Ferrari, che però anche a causa delle condizioni fisiche purtroppo non è riuscito a dare continuità e a dare il massimo. Sicuramente però Omar Colley si merita questo premio, quindi Corner Awards difensore dell'anno, Omar Colley. Andiamo avanti con la matricola dell'anno e stiamo parlando di Vladimiro Falcone, lo aspettavamo da un po', meno male è sempre stato legato al nome Samp, finalmente ha avuto il suo spazio nel momento in cui Audero sembrava dare poca sicurezza all'ambiente Samp, è arrivato Falcone, specialmente nella partita contro la Roma, lo ricordo con grande piacere, una prestazione incredibile, quando è stato chiamato in causa ha dato sempre il massimo. Quindi si merita assolutamente il premio matricola dell'anno, Vladimiro Falcone. Il miglior colpo invernale, andiamo avanti. Ovviamente, non bisogna neanche dirlo, se avete visto le live lo sapete già, l'abbiamo messo come uno dei migliori. Thomas Rincón, un giocatore da cui ci aspettavamo soprattutto grande grinta, ma in realtà in campo abbiamo visto anche delle doti tecniche non indifferenti. Può migliorare ancora, specialmente con Giampaolo. Bisogna vedere innanzitutto se rimarrà Giampaolo, però sicuramente un giocatore che in questi 6 mesi ha dato una grossa mano alla Samp, a centrocampo, ha dato tantissima grinta, tantissima corsa, ma come ho detto in precedenza, anche tanta qualità, specialmente anche dalla prima partita a Napoli, si era visto che poteva dare un grosso contributo alla Samp. Quindi Thomas Rincón, il miglior acquisto invernale. Il miglior giocatore dell'anno è ovviamente Abdelhamid Sabiri, che arriva a gennaio come Thomas Rincón. Ragazzi, se avete visto la live, si torna sempre lì. Questi 6 mesi ha dato veramente molto a questa Samp. A me fa impazzire. È uno di quelli che ha delle doti tecniche perché l'abbiamo visto, sa sempre cosa fare, sa sempre in quale posizione mettersi, è sempre orientato bene col corpo, ma anche fame. Ha tanta grinta. Quando perde il pallone, rincorre l'avversario per riprenderlo. Un giocatore assolutamente completo che deve e può migliorare. Sperando che possa rimanere alla Samp a lungo, miglior giocatore dell'anno Abdelhamid Sabiri. Si conclude qui l'edizione del Corner Awards. Vi invitiamo a seguirci su Instagram, ci trovate come corner-sampdoriano.
Sampdoriano. Vi ricordiamo anche gli appuntamenti live ogni mercoledì sera alle ore 21. Da Mattia è tutto, sempre Forza Samp.